Buongiorno a tutti, eh, la seconda parte oggi dell'Apocalisse di Isaia cosiddetta, dove c'è, abbiamo visto, un castigo destinato a tutti gli abitanti della terra, un castigo improvviso ecco, che arriva di sorpresa che nessuno può prevedere se non il profeta. Però non sappiamo i tempi, non sappiamo i momenti, e sappiamo però che cosa succederà. Ecco, abbiamo già detto nella nel commento della pericope precedente che probabilmente si tratta della, dei due testimoni che chiudono il cielo e non piove più e quindi c'è una carestia che coinvolge tutti gli uomini, come abbiamo letto. Il ricco, il povero, l'uomo, la donna, lo schiavo, il libero, eccetera. E il profeta inizia con un versetto di lode: dai lembi più remoti della terra abbiamo udito il canto, gloria al giusto. E chi è il giusto? È Dio. Ecco perché il Dio è misericordioso e buono, lento all'ira, pieno di grazia e di, e di, e di verità, come, come leggiamo nella manifestazione di Dio a Mosè, ma anche in tanti altri passi. Eterna la sua misericordia, dice il Salmo 136. Però Dio è anche giusto, ecco, riesce a tenere in equilibrio... Le qualità di giustizia e di misericordia, mentre noi uomini non ci riusciamo. Se siamo giusti possiamo diventare spietati. Se, se siamo misericordiosi rischiamo di diventare menefreghisti ecco, rispetto a quello che fanno gli altri, rispetto a quello che succede, e, Invece Dio è giusto, gloria quindi al giusto. Anche nel castigo il profeta sente questo canto, che probabilmente viene dal cielo, che dice gloria al giusto. Ma il profeta poi dice: Me misero, me misero, al... guai a me, i perfidi agiscono perfidamente. Sì, i perfidi agiscono con molta perfidia. E. Il, I termini, io ho tradotto memisero, non sapevo come tradurre. C'è cioè un termine unico nella Scrittura, in questo passaggio di Isaia, che deriva da, dalla radice della magrezza, della, sì, della, del deperimento a causa, dell della, scusate, a causa della Carestia. E come vediamo spesso nei racconti profetici, il profeta si immedesima nel castigo che vede e si spaventa, e è riempito di timore e dice guai a me, ecco ehm, perché? Eh, perché i perfidi agiscono sempre più perfidamente, si potrebbe tradurre i traditori. E tradiscono sempre di più il termine ebraico è più i traditori, e, e, e quindi il profeta, eh, con gli occhi, con uno sguardo mh, acuto e con gli occhi di Dio, eh, vede la corruzione della terra. C'è una ripetizione voluta. Eh, I perfidi e i, i traditori agiscono perfidamente. Sì, i perfidi agiscono con molta perfidia. È quello che contempla il profeta, perciò dice: Me misero, guai a me. Ecco, eh, l'abbiamo già visto questo attesamento di Isaia nella sua vocazione al capitolo 6, quando dice: "Oh me, io sono un uomo dalle labbra impure e, e dimoro tra un popolo. Dalle labbra impure, ecco, è la, il senso del peccato che avevano i giusti di Israele, soprattutto i profeti, e dell'ineguatezza dell'uomo di fronte a Dio. E questa perfidia è diffusa, ma è genetica, è congenita nell'uomo, ce lo dice la Scrittura stessa. Il Salmo dice: Ho detto con sgomento. Ogni uomo è inganno, dice così il salmista. La Bibbia è molto pessimista sull'uomo. Se l'uomo non cambia, non, non si converte, non fa penitenza, rimane sempre un grande peccatore, un grande malvagio. L'inclinazione malvagia nell'uomo è, è istintiva e perciò senza Dio... Si, si rotola, ecco, si cade eh, nella, nella concupiscenza e, nel, e, nelle, e nelle inclinazioni malvagi che nell'uomo sono congenite. Ecco poi al versetto 17: il profeta descrive che cosa succede. Davanti, eh, durante questo castigo e dice: Terrore, fossa e laccio ti, ti sovrastano, o oh abitante della terra. Chi fugge al grido di terrore cadrà nella fossa, chi risale dalla fossa sarà preso nel laccio. Le cateratte dall'alto si aprono e si scuotono, le fondamenta della terra. Ecco, ehm, che cosa dice il profeta? Dice che non si potrà scappare da, da questo castigo, perché se non piove più eh, tutti gli uomini sono accomunati allo stesso destino. Ecco, il tempo eh, di questo periodo di carestia, di siccità non, non lo sappiamo, però eh, lo sanno gli uomini perché sanno bene che è Dio solo che governa gli agenti atmosferici e perciò c'è questa espressione un po' sarcastica del profeta che dice chi fugge al grido di terrore cadrà nella fossa cioè uno cerca di fuggire e gli accade di peggio chi sale dalla fossa sarà preso al laccio ecco e si aprono le cateratte dall'alto eh, che cosa vuol dire quando si aprono le cateratte dall'alto nella Bibbia? Vuol dire che è squarciato quel velo di divisione tra il cielo e la terra, perché c'è Dio in attività, la sua mano pesa in modo forte su tutta la terra. Ecco questo Dio che sembra... Indugiare, che, che molti pensano che non ci sia, sembra inattivo, invece, a questo punto si, a, si aprono eh, le caterate dall'alto, ecco, e si, si aprono i cieli e Dio interviene sulla terra. Quindi si scuotono le fondamenta della terra, perché c'è Dio in azione, anche la terra trema ed è piena di timore. E al versetto 19 dice Certo, andrà in rovina la terra, sì, si sgretolerà la terra, con un tonfo crollerà la terra, sì, barcollerà come un ubriaco, vacillerà come una capanna, pesa su di essa la sua iniquità, cadrà e non si alzerà più. E, e qui c'è una una descrizione appunto della, della, eh, della terra che è sconvolta e barcollerà come un ubriaco, eh, non parla di un terremoto, sono, eh, sono metafore, però... Eh, la terra sarà colpita, ecco, vacillerà come una capanna, tutto ciò che su cui l'uomo confidava eh, vacillerà, non sarà più un punto d'appoggio, non ci sarà più sicurezza, si può solo stare sotto la potente mano di Dio che è su tutti gli uomini. E poi c'è questa espressione... Eh, perché pesa su di essa, sulla terra, la sua iniquità. Sono gli uomini che fanno vacillare la terra a motivo dell'iniquità, l'iniquità dilagante, e ne parleremo alla fine. Quando l'iniquità diventa troppo allargata, estesa, Dio interviene. Quando tutti hanno peccato e quando tutti sono sporchi, hanno le mani sporche di sangue, allora Dio interviene. Ecco, interviene con un castigo a motivo dell'iniquità. C'è sempre un perché sul fatto che Dio agisce e interviene, sempre per correggere l'uomo. Certo c'è un castigo, ma sappiamo che... Il castigo di Dio è sempre volto alla a fare ritornare l'uomo alla penitenza e alla conversione, e soprattutto al timore di Dio. Ecco, dice eh, la Bibbia in diversi luoghi: inizium sapienzie, timor domini. Principio della sapienza è il timore del Signore. Ecco quest'uomo orgoglioso, superbo, eh, che non teme nessuno e nemmeno Dio, viene riportato alla sua condizione umana di debolezza. Siamo tutti deboli perché dobbiamo morire e, abbiamo, e dobbiamo tutti fare i conti con Dio. Ecco, poi dice in quel giorno Yahvé, vi visiterà in alto l'esercito di lassù e qui in terra i re della terra. Come reclusi saranno imprigionati in una fossa, saranno rinchiusi in un carcere e dopo lungo tempo saranno visitati. È sempre il giorno del Signore. E... Isaia usa sempre questa espressione, il giorno del Signore quando è? è, quando il Signore si mostra, entra in azione, esce dal suo, dal suo, scende dal suo trono e visita la terra. Qui ho messo il verbo visitare perché letteralmente si deve tradurre così, la visita di Dio. E per la correzione e anche per il castigo e, e visiterà l'esercito di lassù che cos'è l'esercito di lassù nella, nella bibbia la milizia celeste può indicare due cose o gli angeli decaduti cioè i demoni oppure la milizia celeste può essere eh, L'idolatria di molti popoli che adoravano eh, gli elementi cosmici. Si chiamano, la Bibbia le chiama la milizia del cielo: si bruciava l'incenso alla milizia del cielo. E, e forse ci sono tutte e due le cose. Ecco, visiterà l'esercito di lassù ecco, questi angoli, angeli decaduti che si sono ribellati contro Dio. E, e poi visiterà anche l'idolatria, l'idolatria degli uomini che ripudiano il Dio creatore e adorano le sue creature, come dice il libro della sapienza. E poi c'è un castigo con i re, sui re della terra, come reclusi saranno imprigionati in una fossa, saranno rinchiusi in un carcere e dopo lungo tempo... Saranno visitati, cioè saranno castigati, una visita per il castigo perché l'iniquità della terra spesso eh, deriva dai capi, dai, dai dominatori, dai principi, dai nobili: ecco che col loro esempio malvagio, il loro, il loro cattivo esempio, corrompono tutti gli altri. Nel libro dei Re. E spesso succede che se c'era un re empio, coinvolgeva nell'idolatria anche tutto il popolo. Ecco, L'esempio dei grandi è, è, è centrale, ecco, lo vediamo anche oggi: ecco, eh, eh, molti politici si viene a sapere che sono corrotti, e quindi anche i sudditi, i normali cittadini, eh, si sentono dispensati dall'agire onestamente rispetto allo Stato. Ecco, quando, eh, quando il potente è corrotto purtroppo dà l'esempio e quindi anche gli altri lo seguono. E, e per questo vengono puniti i re e vengono rinchiusi in un carcere una fossa dice in una buca dopo molto tempo saranno visitati probabilmente sono i loro rifugi ecco perché sono molto ricchi e possono farsi oggi diremmo i rifugi antiatomici e dove dentro c'è tutto sono tantissimi i ricchi e i potenti che hanno il rifugio antiatomico ecco Pieno di vivande per sopravvivere a un cataclisma, a una, a una guerra nucleare. E, e, e questa è l'idea, infatti, dice: Dopo lungo tempo saranno visitati, a un certo punto dovranno uscire e saranno puniti. Ecco. E, Arrossirà la luna si vergognerà il Sole, al versetto 23, perché Yahweh delle schiere regna sul Monte Sione in Gerusalemme, e la sua gloria sarà davanti ai suoi anziani. Perché la luna arrossisce e il sole si vergogna? Ecco, eh, si, si vergogna perché eh, per l'iniquità del mondo, degli uomini. Dove sono saltate le fondamenta della terra che in tanti passaggi della scrittura sono riferite al, al, al diritto e alla giustizia, ai fondamenti morali a cui l'uomo deve sottostare perché la società sia una società vivibile, ecco il più possibile. Quando invece tutti si corrompono, c'è solo la legge della giungla, si è tutti in preda del più forte. Perciò la luna si, si arrossisce, arrossisce e il sole si vergogna. Come ci dice San Paolo al capitolo 8, il versetto 19 della lettera ai Romani, anche la creazione attende con impazienza la la manifestazione dei figli di Dio. Ecco, in tanti luoghi eh, possiamo trovare questo motivo. San Paolo anche nel Nuovo Testamento dice così, che la creazione attende trepidamente l'avvento la, di un mondo giusto, di una nuova creazione, ecco, dove non c'è più l'iniquità che sconvolge tutto. E, perché Yahweh delle schiere regna sul monte Sion in Gerusalemme e la sua gloria sarà davanti ai suoi anziani. Eh, cosa vuol dire la sua gloria sarà davanti ai suoi anziani? Vuol dire che questo intervento di Dio che suscita in tutti paura, tremore, e ecco, eh, eh, si spera anche timore, timore di Dio, eh, per gli anziani che di solito sono i saggi, eh, i, i saggi invece eh, contemplano la gloria di Dio. Ecco, ci saranno due modi di accogliere la cosiddetta visita di Yahweh, di Dio, come ci dice il testo di oggi: usa il termine visitare. Alcuni sono spaventati e impauriti. E, 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 e delusi altri invece lodano dio e la sua gloria anche in questo caso anche nel momento del castigo risplende la gloria di dio davanti a loro agli anziani cioè ai saggi alle persone esercitate nella vita di fede abbiamo visto che il castigo è improvviso ecco e noi non vediamo un'azione di Dio, perché non sappiamo vederla, eh, non abbiamo gli occhi della fede. Quindi ci sembra, lo dico un po' come com è, eh, com è quest'idea di Dio diffusa in tantissime persone. Eh, Dio non c'è. Dov'è Dio? Succedono queste cose. Dio dov'è? Eh, Dio indugia. Se l'uomo non vuole obbedire alle leggi del Signore, neanche Dio può fare niente perché ci è stato dato un libero arbitrio. Dio vuole delle persone libere. E quindi ci sembra sempre che sia un Dio che indugia, che si nasconde, che non interviene. Ecco, però eh, abbiamo, non abbiamo fatto i conti con la sua pazienza. Ecco, la Bibbia invece si dice che Dio ha una grande pazienza. Se noi leggiamo la storia biblica, eh, prima di punire gli egiziani che hanno eh, reso schiavi mh, il popolo di Israele, Dio ha aspettato 450 anni. Poi sono venute le piaghe d'Egitto eh, attraverso Mosè, attraverso la, la mano di Mosè, però erano 450 anni, vedete la pazienza di Dio. Prima di eliminare il popolo dei Cananei che abitava la Terra Santa quando gli Israeliti entrano e conquistano Gerico, poi tutte le altre città della Terra Santa, anche qui Dio ha aspettato almeno... 5 o 6 secoli, ecco, l'aveva già detto ad Abramo, credo al capitolo 15 della Genesi, ecco, quando Dio dice l'iniquità dei Cananei non è, non è ancora arrivata al culmine. È aspettato secoli e secoli prima di punire i Cananei, però erano già malvagi al tempo di Abramo, che è vissuto 1800 anni prima di Cristo. L'entrata nella terra è del 1200, sono sei secoli più o meno, lo dico così eh, a, a, a memoria, e quindi eh, Dio interviene, solo che non è che induce o si nasconde, o che non c'è ha molta pazienza con l'uomo, e quello ecco, ha una pazienza infinita perché è buono ed è misericordioso. <coughs> E poi abbiamo visto che queste cose, anche il castigo, eh, davanti ai suoi anziani sarà la sua gloria, ci dice il testo nella finale. Eh, sono solo poche persone che riescono a, a vedere le opere di Dio, ecco. A meno che non ci sia un profeta, un interprete, in Israele anticamente c'erano i profeti che, che davano le chiavi di lettura della storia e oggi noi abbiamo, come ho detto tante volte, le rivelazioni. Il nostro profeta è la madre del Signore. Varie rivelazioni in tutti questi secoli sono state tantissime e in alcune la Madonna ha parlato in modo esplicito e ha chiesto delle cose, specialmente la penitenza e la conversione. E però ehm, anche noi come cristiani dobbiamo affinare questo occhio e renderlo sempre più una, uno sguardo, avere sempre di più uno sguardo di fede. Eh, andare in profondità nella, nel, quando eh, osserviamo eh, la storia umana e anche la nostra storia personale. Ecco. E, e questo si può, si può dare solo se c'è un contatto con Dio attraverso la preghiera ed è, ci vogliono degli anni per avere... Io ho conosciuto anche... Mh, dei veri e propri profeti del nostro tempo che riuscivano a dare un'interpretazione eh, di quello che accadeva, della storia. Ci sono state nella Chiesa delle voci profetiche in questi ultimi secoli, non tantissime, ma ci sono state, che, che denunciavano gli errori sia della Chiesa che quelli del mondo. E, e sapevano vedere, avevano uno sguardo che sapeva vedere ecco, eh, la, il modo di fare di Dio nella storia e nella, nella vita personale. Ecco, cioè, le due cose sono unite. Se non c'è l'una, non c'è neanche l'altra. Ecco, è per questo che bisogna creare un contatto con Dio, con la preghiera, che è un dialogo con Dio. Si chiede, e, come si dice il proverbo: come dice il proverbio. Eh, eh, L'uomo eh, chiede, Dio dispone, ecco, Dio fa sempre in, a modo suo, però se non, se, non, se non chiediamo mai nulla a Dio, non preghiamo mai, è chiaro che siamo al buio, sia per la nostra storia personale, sia anche per avere uno sguardo profetico sul mistero della storia. Questi saggi che abbiamo visto nella finale della pericope, invece danno lode a Dio. Questo castigo... Per loro è, mostra, è un castigo che mostra la gloria di Dio, ecco che è paziente, è buono e misericordioso, ma è anche giusto. Lode al giusto, dice Isaia nel primo versetto della pericope di oggi. Pace bene a tutti e buona giornata.